Buongiorno, bentornati in un nuovo video. Allora, sabato mattina sono le 8:20, noi siamo pronti di Roby perché oggi è il compleanno di Roby, quindi adesso andiamo al mercato Cesena e dopo quando torno pulisco perché stasera avremo i miei genitori e i miei suoceri, prenderemo la pizza come vi ho già detto, però voglio pulire casa perché ieri non ho fatto una mazza. Avete visto che ho utilizzato il cappuccino, ho fatto una bella schiuma, adesso lo devo studiare bene, devo ancora pulirlo perché vogliamo proprio uscire, andiamo via in moto. Ci vogliamo dedicare questa mattina noi due, poi quando torno pulisco. Sono cambiata tantissimo. Adesso mi metto le scarpe perché è già freme. Andiamo di sotto a prendere lo scooter e poi andiamo. Allora, non è ancora arrivato, ma ho già capito che si è incontrato con Milo, che è il maltese del signore che abita di fronte, ha 10 mesi, è bellissimo. L'hanno preso dopo che hanno visto Joy. E niente, vi volevo appunto anche ringraziare perché mi state riempiendo di messaggi su Instagram. Ho fatto il post del compleanno di Roby. Grazie ragazzi, grazie perché siete straordinari, siete davvero persone straordinarie. Ho una community fuori di testa e sono orgogliosa di questo e non smetterò mai di dirlo. Vi dirò stamattina, ragazzi, alle 7:30 mi sono svegliata. Sono contentissima, sono davvero contenta. Allora, ho già preparato il casco perché noi andiamo sempre in giro con lo scooter. Io adoro, adoro. Allora, ho già preparato i bastoncini a Joy e tutto chiuso. C'è proprio un casino, ragazzi. Io non sono mai andata via così, ma mio marito, andiamo, 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 andiamo. Il suo compleanno. Ho fatto i danni, ragazze. Ho preso due borse, ragazzi, a poco. Dopo ve li faccio vedere. E qui c'è il festeggiato che sta rispondendo ai tanti nostri auguri. Grazie per gli auguri. Ciao! E basta, noi siamo in questo posticino, aspettiamo il caffè, bellissimo. Guardate che bello! Bellissimo. Ragazze, noi siamo tornate a casa adesso, io mi sono messa la vestaglina da casa e adesso inizio a pulire, sono le 11:30, ho anche cambiato le lenzuola, quindi adesso le stendo, vedete, hanno terminato, così le stendo e le rimetto stasera. E non vi faccio vedere, ragazze, le pulizie perché sono di Prisha e dopo vi faccio vedere comunque le cosine che ho acquistato, carinissime. Non vedo l'ora di farvele vedere, però ve le faccio vedere dopo. E niente, inizio a pulire, mangiamo gli avanzi di ieri sera e poi pulisco anche il terrazzo perché stasera ceneremo tutti lì. Speriamo che cioè, si sta bene, altrimenti mettiamo il tavolo dentro e accendiamo l'aria condizionata. Allora, adesso pulisco un casino, io non amo andare via con la casa almeno sistemata un po', proprio il caos, ancora immondizia da buttare fuori nella plastica o nella carta, insomma ho il casino, però come prima cosa stendo subito le lenzuola e metto su un'altra lavatrice. Allora ragazzi, sono a buon punto, la zona notte l'ho già pulita tutta, ho dato l'aspiralavapavimenti, ho tolto la polvere con questo prodottino che io ho da tempo della Lid, no, Deurspin, io ce l'ho. Ogni volta che lo uso mi fa ricordare quando dovevamo entrare in questa casa perché io abitavamo ancora nella casa vecchia, andavo a lavorare, quando tornavo a casa da lavorare venivo qui e pulivo tutti i mobili prima di entrare dentro e li pulivo con questo prodotto qui, quindi ogni volta che lo utilizzo mi ricorda quel periodo lì e ho detto adesso lo tiro fuori così cerco di terminarlo, è già a buon punto. Allora, tra un po' arriverà mio suocero che porterà la torta perché gliel'ha voluta regalare lui a mio marito e poi metteranno un prodottino per i pidocchi nelle piante che abbiamo fuori, così agisce tutto il pomeriggio e siamo a posto. Io ho già, si può dire, pulito tutto il terrazzo, anche devo solamente dare lo straccio per terra. Infatti ho anche vedete, ho anche pulito il tappeto della cucina, insomma ho pulito tutto il bordo e mi sta dando una mano anche mio marito. Devo solamente dare il prodottino qui per il legno, ma appunto aspetto che finiscano loro di dare il diciamo l'anti-pidocchi, non so come si dica, e sono a posto. Qui ho già pulito tutto, ho pulito bene bene il bagno, la doccia, devo solamente cambiare gli asciugamani, ma li cambio dopo. Qui c'è della roba che mia figlia è nella sua camera che sta studiando perché a giorni avrà
il test per entrare all'università per fare l'igienista, là dove l'ho messo il corpo? Dove l'ho messo il portatelefono per farvi vedere che cosa ho. È qua. Che cosa abbiamo preso al mercato? Allora, prima di tutto, adesso mi appoggio così mi metto a sedere. Credo di aver preso un piccolo strappo. Qua. Un piccolo strappo mentre pulivo una cosa lì fuori al terrazzo. Allora vi faccio vedere la prima cosa che ho preso. L'ho vista appesa, è una maglietta. Non ho preso cose d'abbigliamento perché, ragazzi, tanto ormai siamo alla fine. Ho giusto preso questa perché mi è piaciuta ed era in offerta 10 euro. Era l'ultima, ripeto, l'ho vista appesa e l'ho presa. È molto carina, almeno a me è piaciuta tanto, ed è del marchio Azara. Comunque, invece di 15 euro scontata, me l'hanno fatta 10 euro. Sì, 10 euro. Ed è questa qui, bellina, bellina. La vedete un po' stropicciata perché era su appesa, ripeto, con un nodo di fianco che naturalmente il signore me l'ha tolto. Ed è lei con Minnie, guardate che bellina, sperando che non la rovini prima del tempo, la laverò sicuramente alla rovescio. Eccomi qua, scusate, mio marito che parla con mio suocero, e ho preso lei, molto bella, molto molto carina, a Zara, carina carina. Poi siamo andati in un negozio, siamo passati davanti a un negozio di borse, perché? E poi prendo quelle da poco. Non prendo quelle che costano tanti soldi perché non li ho tutti quei soldi da spendere in una borsa, quindi mi arrangio e prendo le borsine da 10 euro. Va bene, sì. Sono nata povera, sono nata povera. Comunque, ho preso due borsine. La prima che ho visto lì fuori è uno zaino. Io non sono una da zaino, mi trovo abbastanza scomodi, però per andare in scooter secondo me è comodissimo. E poi ho notato che le mie amiche quando vanno in vacanza si portano lo zaino. Io avevo lo zaino della Mandarina Duck, che va tantissimo adesso di moda. Quando andavo io alle superiori avevo anche la borsa verde con la gomma di fianco. Ma ragazze, io pensavo che l'avesse mio papà in cantina, ma purtroppo non ce l'ha, quindi mi è dispiaciuto, non so perché, forse l'avrò buttato, non lo so, anche qui dove ho tutte le mie borse non lo trovo, e se no avrei utilizzato quello. E vedo proprio appunto le mie amiche che anche quando siamo andate a Lisbona, a Formentera, poi nei prossimi viaggi che andremo a fare, loro utilizzano sempre quello della Mandarina Duck. Addirittura una mia amica lo ha preso con i punti del Conad anni fa, addirittura ne prese due. E vabbè, io insomma non sto a prendermi di nuovo lo zaino della Mandarina Duck perché costa tanto. Ho visto lui a 10 euro, li vendevano a 10 euro, e anche mio marito ha detto no, troppo bello, l'ho preso in questo colore, altrimenti c'era marrone, c'era nero, c'era marrone chiaro, c'era azzurro, e niente, l'ho preso, ripeto, per quando andrò in ferie, ma anche adesso per andare al lavoro, perché magari metto dentro la bottiglia dell'acqua, mi rimane più comodo, altrimenti ho 50.000 cose tra la borsa del cibo e via dicendo. Utilizzerò lui. Adesso lo apro perché il signore carinamente me ne ha dato uno nuovo e non mi ha dato quello che era esposto, ed è lui, davvero bello, mi è piaciuto, è naturalmente finta pelle. Adesso cerco di aprirvelo ed è lui. Vabbè, è così. Guardate, l'ho preso bianco, che poi è un color, boh, panna, non lo so com'è. Comunque, con la maniglia nera, i dettagli appunto delle cerniere, scusate, marrone, i dettagli della cerniera marrone e anche, diciamo, questa tracollina che poi si può anche aprire, vedete, alla cerniera, quindi la potete tenere o a zainetto o anche così a borsa. Mi è piaciuta tantissimo, ha una cerniera anche qui, non l'ho aperto, ragazzi, vi dico la verità, non l'ho proprio aperto, quindi non so come sia all'interno. L'apriamo insieme. Si apre. Mi piace anche la chiusura perché è proprio chiusa, quindi diciamo a prova di ladro. Ecco, all'interno ha il classico porta cellulare e un'altra cerniera. In più ha cerniera qui di fianco. C'era un
uguale ma con le cerniere posizionate in maniera diversa. Io ho preferito prenderla così perché qui davanti tengo le chiavi, perché io le perdo sempre, non le trovo mai, magari chiavi di casa e chiavi della macchina. E invece, romperlo del tutto, qui posso metterci le chiavi dello studio. Insomma, lo trovo molto bello e anche comodo. Vi ripeto, solamente 10 euro. Poi siamo entrati dentro, qui spinta molto da mio marito a prenderne un'altra, e ho preso questo secchiellino qui. Sapete che io ce l'ho già nero, non è un tipo di borsa che mi attira più di tanto, però ho visto questo qui e ho detto beh, ce l'ho già nero che voglio utilizzare adesso che appena arriva l'inverno, perché comunque è più una borsa invernale. Questa invece la vedo anche come borsina primaverile, anche invernale, magari con alcuni outfit. E ho preso lei sempre a 10 euro. Mi è piaciuta tantissimo questa particolarità perché ha la presa così, o se no ha la tracolla che eventualmente si può togliere. Non è grandissima, è in questo color rosa cipria. A me sembra così. E anche questo qui, ragazzi, 10 euro. Qui c'è, vediamo cosa c'è all'interno, perché vi ripeto, questo era l'ultimo, e infatti me l'ho dato che era appeso, e quindi l'ho preso. Mi è piaciuto tanto. Carino, carino, piccolino, poco ingombrante. Poi ragazze, mentre camminavamo, dunque, per quanto riguarda le collanine non ho preso nulla, perché la signora mi ha detto: guarda, non ho tanto ancora, non ho a disposizione tante collanine perché sta arrivando il cambio. E quindi ho detto: dai, vabbè, aspetto quando arriveranno le collanine nuove e poi deciderò. E niente, quindi siamo passati davanti a questo negozio di profumi che si chiama Equivalente. Io ne ho sempre sentito parlare, e non ci sono mai entrata, però non credo che sia proprio Equivalente. Comunque è questo qui, Refan Profumerie Cosmetiche, dove ti vendono i dupe di alcuni profumi, te li mettono all'interno di una boccettina e poi una volta che tu hai finito il profumo puoi andare lì e ricaricarlo e costa leggermente di meno. E io ne ho presi 2/3. Mio marito ne ha preso uno più un'altra cosa che adesso vi faccio vedere. Allora, i profumi sono, ne ho presi due. Lei mi ha fatto, che ne ho ancora, sentire tanti profumi, e quando mi ha detto: guarda, se vuoi ho anche il dupe di bianco latte. Io così, perché tutti parlano di bianco latte, anche del profumo di Covery, che sto cercando il dupe al Dattigo Attacchi, costa 5 euro ma non lo trovo mai. Quando ho sentito così ho detto: no, me lo devi, fammelo sentire. Lei me l'ha spruzzato sulla pelle, mi ha fatto aspettare un po', e su di me, ragazze, ha un odore un po' non proprio dolce, un po' più sull'amaro. Infatti lei mi ha detto: dovete sempre provarlo addosso perché la pelle cambia, e cambia anche naturalmente da persona a persona, anche tra estate e inverno. E quindi ho optato per altri profumi, me ne ha fatti sentire sempre dolciastri. Sono i dupe di non lo so, ragazze, adesso non me lo ricordo, mi ricordo i numeri che poi comunque me li ha segnati. E niente, ho preso questi due profumini e poi un'altra cosa che vi faccio vedere dopo. Allora, il primo, vedete, ne sono due, è il numero, no, forse è all'interno, lo apriamo, è il numero, ah, me l'ha scritto proprio, dunque, questo qui è il numero 314 e credo che sia il dupe di Divine di Jean Paul Gaultier, forse, non lo so, comunque mi ha scritto tutto qui. Ed è il Refan 314 ed è buonissimo, ragazze, buonissimo. Io sento ancora tutti, proprio sarà da questa mattina, li sento ancora tutti addosso, e anche mio marito addirittura, che anche lui se ne è preso uno, e li sentiamo ancora. Quindi se ci troviamo bene, una volta che sono terminati, questi li abbiamo pagati 14,50 euro, torniamo da lei se vogliamo lo stesso profumo. Mette all'interno lo stesso profumo, altrimenti lava tutto e ne mette un altro, e credo che andiamo a risparmiare 1 euro perché abbiamo già la bottiglietta, questa qui che è da 50 ml, credo. E poi adesso metto, ne ho preso un altro che adesso vi faccio naturalmente vedere solo il numero e il dupe. Allora, questo qui è il numero 303, me ne sono innamorata di questo qui, lo sento ancora, ed è il dupe di
Fam P.R, non so, io non li conosco. I profumi io vado in base a quello che mi piacciono, cioè il profumo. La nota olfattiva non la so, non la conosco. Forse è qui dentro. C'è scritto qui sotto. Acqua. Comunque sono tutti profumi dolci, perché io amo le profumazioni dolci e quindi ho preso questo e infine ho preso una cosa che ha notato mio marito. E io pensavo fossero penne, semplici penne, e invece, ragazzi, sono sì penne, ma la parte superiore c'è il profumo e io ho fatto mettere all'interno bianco latte, così lo provo e vedo un attimino con me, ma cioè com'è su di me magari quest'inverno. Questa sarà una penna che mi porto anche al lavoro. Si apre, vedete, così si spruzza e come si fa? Cioè scoppia. E per aprirla come faccio? Così? Ruota la punta. Ah, bisogna ruotare la punta. Ah, ecco, bisogna ruotare la punta, lei si apre invece così si spruzza. E questa qui, tutta compresa anche del profumo, 4,90. Poi anche questa qui magari quando finisci questo vai da lei e te la fai riempire, scusate. Altrimenti magari se uno ancora i profumi può svuotarlo e mettere all'interno uno di quello che ha a casa, si può anche fare così. Questa è proprio una roba, cioè troppo troppo bella. E basta, questi qui sono stati i miei acquisti e di questi sono davvero felicissima, 14,50 l'uno, e anche mio marito, vi ripeto, ha preso un profumo e anche lui la penna con un altro profumo all'interno, cioè carina, almeno sono stata felice di aver fatto degli acquisti. So che le borse ne ho tante, ma lo zaino non ce l'avevo e anche il secchiellino, diciamo, è la prima volta che lo acquisto. Ce l'ho anche nero che ho preso da Carpisa perché era in offerta e quando l'ho visto così cipria, color cipria anche per quest'inverno da cambiare rispetto alla solita borsa nera, sono stata felice. E poi questo zaino che naturalmente inizierò ad utilizzarlo dai prossimi giorni. Comunque anche questo sembra un rosa cipria, bello, è fatto benissimo, davvero fatto molto bene. Basta, io adesso sistemo tutto, continuo a fare le mie pulizie, finisco la sala, ho già tolto la polvere come vi ho detto prima e poi vi faccio una bella doccia e aspettiamo i miei genitori e i miei suoceri. Allora, fuori c'è mio suocero, ha portato la torta che ho messo qua dentro, mi ha detto che deve stare in frigorifero. Voilà. Niente, adesso io aspetto che finiscano, così finisco di dare lo straccio. E poi, ragazzi, ho messo al centro tavola la mia piantina con questo centro tavola che io ho da tantissimo tempo e prima l'avevo lì diciamo sotto la macchinetta del caffè. Allora, adesso posiziono le borse, poi nei prossimi giorni voglio proprio fare un decluttering di borse, le voglio regalare. Io ho, diciamo, alcune amiche, alcune colleghe che anche loro amano le borse, c'è chi ama le scarpe, io sono appassionata di borse, ma da poco. Ho una gran sete, si vede che ho mangiato qualcosa di un po' salato, poi non vedo l'ora di mangiare la pizza stasera. Lui vorrebbe uscire, ma è caldo, amore, fa caldissimo, infatti abbiamo fatto bene a prendere la pizza, cioè guardate, io sono già in un bagno di sudore. Volevo andare dai Vrucè a prendere un prodottino, ma è troppo caldo perché è in centro, a Cesena questo, i Vrucè non c'erano, almeno lì in centro, eventualmente ci vado la settimana prossima. Comunque io ho spruzzato questi profumi, i profumi da stamattina sono ancora tutti qui. Beh, buonissimo. Il numero 303 è il migliore, non avrei mai immaginato di prendere un profumo del genere. Però non so, ecco, se da voi c'è una profumeria così, forse è l'equivalente, ma tanto sono i dupo, vi ho detto il nome, basta che andate magari nei negozi che hanno quegli equivalenti o anche nelle parafarmacie, nelle farmacie. Diciamo che adesso per fortuna i dupe sono un po' dappertutto. E niente, continuo a fare le mie cosine. Poi la magliettina mi sa che le faccio dare una lavata breve, quella da, io non ce l'ho più in questa lavatrice, i 15 minuti, ho i 28 minuti.
gliela faccio dare al rovescio e la stendo. Poi le lenzuola si sono asciugate, adesso infatti ricopro il mio letto. Ho utilizzato il prodottino che vi ho detto ieri, il detersivo. C'è un profumo, ragazzi, non so se si è dato dal detersivo della lavatrice o dalla morbidente, perché io utilizzo, ho iniziato a utilizzare Coccolino, questo qui, ma di Coccolino mi piace solo lui, ma anche sul Favoloso mi piace solo questo qui che è dedicato, secondo me nasce proprio per i bambini. E poi sono andata ad utilizzare questo detersivo che ho comprato appunto ieri ed è buonissimo. Adesso ho messo sugli scuri ed ho messo lui. Se mi trovo bene continuerò ad utilizzare questa linea qui, tanto ne ho messo davvero pochissimo e ha la schiuma giusta. Lui, ci sono di vari tipi, ma questo ha lasciato un profumo fuori insieme a questa morbidente, ragazzi, che cioè, poi per chi come me ama la profumazione dolce, questa è davvero un'ottima cosa. Allora ricopro il tutto e così dopo cambio anche gli asciugamani, faccio fare una bella lavatrice anche di asciugamani. Doccia fatta, mi sono bagnata i capelli, sono diventati tutti ricci, ma non li ho lavati, tanto li ho lavati ieri sera, quindi li laverò domani visto che andiamo in spiaggia. Ho finito, infatti mi sono rimessa le cose che ho messo stamattina, perché cioè sono pulite e poi li metterò a lavare stasera. E ho messo su la lavatrice delle lenzuola di mia figlia che si è cambiata il letto, ho pulito la sua stanza. Adesso porto fuori Joy e ai miei suoceri gli ho detto di venire per le 18, così ci mettiamo tutti qui, facciamo un piccolo aperitivo, proprio poco, perché i miei, essendo grandi, mangiano poco, già la pizza e la torta per loro è tanto di sera, e idem i miei suoceri. Dopo ho paura che mangiando tanto di aperitivo e quelle schifezzine lì, dopo non mangiano il resto. Alcuni di voi mi stanno scrivendo in Instagram se faccio qualcosa io. Ragazzi, fuori ci sono 43 gradi, quindi sinceramente, a parte che mio marito non vuole, ve l'ho già detto tante altre volte, altrimenti io l'avrei fatto anche qualcosa di fresco, perché comunque si sa quando si è dietro a cucinare, cose che non ci si gode la giornata e la serata. Poi lui è una persona che mi dà sempre una mano, mi ha detto il giorno del mio compleanno prendiamo una pizza per favore, e ho detto va bene, altrimenti io, lo sapete, io poi mi piace, mi diverto, ma sono sempre i miei che non vogliono, perché comunque lavorando tutta la settimana, poi sono una persona che non sto mai ferma, e loro vorrebbero che almeno quella sera lì io mi mettessi a sedere e stessi con loro a chiacchierare. Però dai, mi dispiace, perché a me comunque piace, se è la cosa che vuole mio marito, essendo il suo compleanno, più che volentieri. Allora, adesso porto fuori Joy, anche se è caldo, però lui mi sta chiedendo di uscire, si vede che gli scappa la pipì, è bravo. Lui fa tutto sulla traversa, ma solo la notte se gli scappa, altrimenti non fa nulla. E però appunto mi sta chiedendo aiuto, e lo porto fuori. Poi niente, mi rilasso un pochettino, visto che comunque ho fatto tutto prima del tempo e devo giusto dare l'aspirapolvere qui nel bagno, perché comunque i capelli ne stiamo perdendo tanti in questo periodo, è proprio il periodo della perdita dei capelli. E niente, dopo vi faccio vedere la tavola, che è semplicissima, non faccio niente di che, io poi non sono brava, lo sapete, ad allestire la tavola, poi non riesco neanche a copiare più di tanto, perché ci sono queste cose su Pinterest o altri profili che parlano di casa, ma io non sono brava, quindi metto cose vecchie che ho da tempo, sicuramente l'avrete viste già da anni, soprattutto nel periodo di Natale, quando invito persone qui a cena, sono sempre le stesse. Allora ragazze, quasi pronto, naturalmente rimane da mettere le bibite, ma le mettiamo dopo, così si mantengono fresche, e le sedie, che metteremo quelle della cucina, e vabbè, tutto l'aperitivo che andrà lì. E sono proprio le tovagliette che utilizzo per Natale, per l'ultima sera dell'anno, cioè, perché comunque siamo in famiglia. Ecco, le sedie sono loro. Direttino con Joy, mio amore, è il quarto della giornata. Joy, sicuramente chiederete come si fa a stare fuori nel terrazzo con questo caldo, ma l'aria condizionata arriva fino al terrazzo, ragazzi, si sta benissimo chiudendo le porte dell'ingresso,
qui si sta da Dio. E infatti noi questo terrazzo lo amiamo perché lo sfruttiamo tantissimo sia in inverno ma anche in estate. Allora ragazze, ho pulito dappertutto il bagno, intanto mi vedete dallo specchio, è venuto benissimo, l'ho pulito benissimo. Adesso appena diciamo finisce il periodo estivo andiamo alla ricerca del porta asciugamani, o altrimenti, come ho detto altre volte, mettiamo quello che ci hanno dato quando appunto abbiamo ristrutturato il bagno. Qui ho messo un'altra lavatrice di scuri e adesso niente, aspettiamo i miei parenti e laggiù c'è Joy. Allora, un po' di stuzzichini sono stati messi, adesso mancano solamente i salamini e le pizze che arriveranno e basta. Dopodiché siamo pronti a mangiare. Allora ragazzi, io adesso niente, aspetto i miei genitori che fra un po' saranno qui, aspetto i miei suoceri e niente, mi rilasso, lo sapete ormai, io sono qui su YouTube da 5 anni, boh, 6 anni, lo sapete che i miei genitori non li mostro, i miei suoceri non li mostro, l'avete visto, ci sarà anche mia figlia, se riesco riprendo qualche cosina, magari nel momento della torta, ma lo sapete che tutelo tantissimo i miei parenti come i miei amici dall'inizio. Anche i miei amici non ve li ho mai mostrati perché li voglio tutelare e poi loro sono antisocial e da una parte vi dirò che fanno bene. E eventualmente attacco qualche clip se me lo ricordo perché del telefono quando sono insieme alla mia famiglia, quando sono insieme ai miei amici me lo dimentico. Però se riesco a riprendere qualcosa, vi attacco la clip qui. Vi saluto perché non amo concludere i video senza salutarvi. Mi sembra una mancanza di rispetto, quindi prima che me ne dimentico, prima che mi immergo in tutto ciò che è un compleanno o comunque una festa, vi saluto. Io vi dico grazie per tutto e non dico altro. È stato un compleanno un po' particolare come ormai lo è sempre quello di mio marito. Purtroppo, vabbè, sono stata brava a gestire alcune situazioni, però volevo davvero ringraziare alcune persone, loro mi stanno capendo in questo momento. Io vi mando un bacio, mi raccomando, fate le brave, siate sempre positive, siate sempre orgogliose di voi e niente, io vi saluto e poi ci rivediamo al prossimo video. Non lo so quando lo girerò, sinceramente, perché anche questa settimana avrò una settimana pienissima, pienissima al lavoro, ma mi impegnerò per dedicarmi anche a YouTube. Ciao ragazze, vi voglio bene, fate le brave, grazie ancora per tutti gli auguri che ci avete fatto sia su Instagram e anche qui su YouTube. Sono certa che non riuscirò a rispondere a tutti quanti, ma piano piano lo farò, vi voglio tanto tanto bene, ciao amiche mie.